sul San Gennaro, mi sono già espresso più volte e mi fa piacere esprimermi nuovamente oggi qui nel quartiere. Sono assolutamente preoccupato e contrariato dalle politiche di progressivo ridimensionamento della sanità pubblica nella nostra città. Non avverto ancora quel processo di razionalizzazione e di efficientamento di cui si è parlato. Noi siamo preoccupati perché abbiamo visto durante questi anni, sia sotto l'amministrazione Caldoro che sotto l'amministrazione De Luca, un progressivo depauperamento della salute. Insomma, c'è insofferenza anche nel personale medico e infermieristico, e soprattutto togliere i presidi o smantellare o ridimensionare i presidi di salute pubblica nel cuore della nostra città si va contro la storia della nostra città. Altra cosa è la razionalizzazione, ma la storia della razionalizzazione ce l'hanno raccontata anche 2 anni fa, quando Caldoro andò a tagliare il nastro in piena campagna elettorale dicendo che l'ospedale del mare da lì a poche settimane sarebbe entrato in funzione. Ormai sono passati quasi 2 anni. Giustamente i cittadini, sai, quando hai un problema di salute non è che puoi dire ci vediamo fra 2 anni, ti devi curare. Quindi, per quanto mi riguarda, la battaglia del quartiere è sacrosanta. Io sono convinto che gli stessi abitanti del quartiere, se invece si tratta di un'opera di razionalizzazione dei presidi sanitari, non faranno mancare il loro contributo, cioè nessuno difende le sacche di inefficienza o le sacche di spreco.